Sara Fifella non ha nascosto di essersi sottoposta al bisturi per un ritocchino estetico. L'ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di rifarsi il seno dopo il parto del piccolo Tommaso. Il suo primo figlio nato dall'amore con Federico fedato lo scorso settembre. Sara non ha avuto alcun timore a spiegare i motivi della sua scelta e a sfoggiare il suo splendido décolleté al mare in Sardegna insieme alla sua famiglia, in gravidanza era aumentato tantissimo. 3 taglie in più. Una volta partorito era diventato no comment. Sara Fifella si è rifatta il seno dopo la gravidanza. L'ex tronista di Uomini e Donne è diventata mamma del piccolo Tommaso lo scorso settembre. Il piccolo, nato dall'amore con il calciatore Federico Fedato, oggi ha 8 mesi. Insieme alla sua famiglia in vacanza in Sardegna, Sara sfoggia uno splendido décolleté spiegando ai suoi follower la felicità di essersi sottoposta al ritocchino estetico, sì vero. Anzi verissimo, ha confermato rispondendo alle domande su Instagram. In gravidanza era aumentato tantissimo. 3 taglie in più. Una volta partorito era diventato, no comment, ha spiegato. Lo scorso settembre Sara aveva espresso su Instagram la gioia per essere diventata mamma per la prima volta del piccolo Tommaso. Non riesco a trovare le parole per descrivere come mi sento, aveva comunicato ai suoi follower. Tutto il dolore svanisce ogni volta che io e tuo papà ti prendiamo tra le braccia. Sei la gioia, la speranza ed il mio punto di partenza. Oggi posso dire che sono grata alla vita. Grazie amore mio. Il suo primo figlio, avuto insieme a Tommaso Fedato, è venuto al mondo a Caserta. Solo lo scorso marzo l'ex tronista aveva comunicato di essere incinta, raccontando di aver avuto non poche difficoltà durante i primi mesi di gravidanza. Il tutto però è stato sovrastato dalla felicità, da quel giorno tutto è cambiato. Prima di diventare mamma per la prima volta, Sara Fifella ha passato un momento particolarmente tormentato della sua vita sentimentale. Segnato dall'esperienza Uomini e Donne. Nonostante la decisione di partecipare come tronista nell'edizione 2017-2018 e la sua scelta del corteggiatore Luigi Mastroianni infatti. Dopo poco tempo si scoprì che Sara era ancora segretamente fidanzata con l'ex compagno Nicola Panico. Qualche mese dopo la scelta, il calciatore rivelò di essere stato sempre legato alla sua ex, obbligandola a prendersi le sue responsabilità. Così Sara decise di prendersi una pausa dal mondo della TV, allontanandosene definitivamente.